Vincenzo Fiorillo, votato come miglior biancazzurro dal periodico Cronache Abruzzesi, una bella soddisfazione in una stagione che di soddisfazioni, Vincenzo, ne ha regalate davvero poche. Beh sì, sicuramente è un premio che vale doppio, perché ricevere un riconoscimento in un'annata del genere mi rende, quando me l'hanno detto ero molto contento, perché onestamente non me l'aspettavo, ecco. Poi voi che sareste in grado di criticare anche Buffon, quindi è un premio che vale triplo, no? Doppio. 10 partite giocate in questo campionato, nell'ultima parte di campionato, quando gran parte dei giochi retrocessione purtroppo erano già fatti, nonostante tutto si è riuscito a sfoderare buone prestazioni. Questo è importante anche per lanciare un messaggio a Zeman in vista della prossima stagione. C'è anche Vincenzo Fiorillo. Beh sì, dopo la matematica retrocessione, onestamente il mio unico obiettivo era quello di convincere il mister, perché la mia volontà appunto è quella di rimanere qua e di rimanere come portiere titolare. Quindi ho provato in questi 2 mesi a far vedere qualcosa a lui per poter far parte appunto del nuovo progetto. Nuovo progetto, ma ci sono, lo saprai, avrei sentito anche dei rumors. Si parla di Pigliacelli che tornerà a Pescara per fine prestito, si fa anche il nome di Bignoli, portiere del Perugia. Insomma, ci sarà da lottare il prossimo anno per restare a Pescara e per essere il portiere titolare del Pescara in Serie B. Ma guarda, ne parlavo prima, io da quando sono qua ho avuto la fortuna di fare 2 finali playoff, ecco, e una persa, come sappiamo, una l'ho vinta, un altro campionato l'ho vinto a Livorno, quindi diciamo che in Serie B i fatti dicono che io ho sempre giocato per vincere. Poi i nomi dei portieri che circolano è normale che ci sia, perché il Pescara in Serie B è sempre stata una società e una squadra tra le prime, quindi probabilmente sono anche tanti quelli che vogliono proporsi al Pescara più quelli che il Pescara magari vorrebbe realmente.